Andrea, ho 31 anni, sono un giovane ingegnere edile che è riuscito a trasformare quella che era solo una passione in lavoro. Infatti quando ero piccolo avevo una gru che mi superava in altezza e coltivando la passione appunto per le cose alte, le gru e le torri, sono riuscito a diventare ingegnere edile e occuparmi di cantieri. E quella che era solo una piccola gru è diventata una vera gru di cantiere. Ora mi piace anche molto viaggiare e nel momento in cui mi trovo in una città in cui ci sia una torre, un edificio alto, un grattacielo, la prima cosa che mi viene in mente da fare il primo giorno in cui sono in visita è assolutamente salire sull'ultimo piano, sul piano più alto del grattacielo. Questa passione mi ha portato anche alla vincita di questo premio che mi permetterà di visitare quello che è il grattacielo più alto del mondo. Un sogno veramente che si avvera, visto che fino ad ora non ho mai avuto la possibilità di recarmi a Dubai e vedere dall'alto, dal piano più alto possibile, immaginabile, tutta la città. Mi ricordo nitidamente il giorno in cui scattai la foto. Mi trovavo su un cantiere che stavo seguendo a poche centinaia di metri dalla Torre Eiffel, girandomi all'ultimo piano dell'edificio di cantiere, mi resi conto che le mie passioni erano riassunte tutto in ciò che stavo vedendo. Era lo scatto perfetto. Univa da una parte quella che era la mia passione con la Tour Eiffel e dall'altra, tramite la gru di cantiere, quella che era la mia professione. Credo che la mia foto sia stata scelta perché le sensazioni che dà la visione dall'alto del mondo e l'adrenalina che si prova quando si sale sono delle emozioni che tutti vanno ricercando. Sicuramente l'opportunità che mi viene data da Estra di visitare l'edificio più alto del mondo e di vedere dall'alto tutta la città di Dubai mi farà fare davvero un pieno d'energia. Cavolo, non vedo l'ora. Siamo a Dubai. Andrea Cattane, eccolo là! Come si sente Cattane? Molto emozionato, sembra di andare a fare la maturità. Che dire, sono di nuovo qui, purtroppo qui lo skyline arriva al massimo al terzo piano e pensare che una settimana fa ero al 145esimo piano dell'edificio più alto del mondo e ho condiviso questa esperienza con mia moglie, davvero è stato un sogno realizzato, non poteva essere un regalo migliore da parte di Estra. Quello che si nota sin dal primo momento in cui si entra in contatto con la realtà di Dubai è davvero la possenza e lo slancio verso l'alto e verso il futuro di una città che è nata pochi anni fa. Il poter condividere questa sensazione con mia moglie e il poter vedere avvicinandomi l'imponenza e la maestosità dell'edificio più alto del mondo davvero dà una sensazione di energia, di quasi brivido che non si riesce a provare se non recandosi a Dubai. È stato anche per questo che il primo giorno, la prima attività che ho voluto subito fare è stata quella di prendere l'ascensore e salire al 148esimo piano per vedere la città dall'alto e per provare l'adrenalina di una salita in un minuto dentro l'ascensore e dell'apertura delle porte che ti porta a vedere il cielo prima ancora della terra. Quindi il poter abbassare lo sguardo e rendersi conto di quanto siano piccoli gli altri edifici nonostante siano dei grattacieli altissimi. Dopo l'esperienza del primo giorno, che sicuramente sarà quella che rimarrà indelebile e mi riporterà sempre alla memoria questa bellissima esperienza, mi sono voluto togliere qualche altro sfizio e ho portato a termine delle avventure che non avrei mai pensato di poter fare. Ho fatto una cavalcata nel deserto sul dorso di un cammello, ho potuto visitare l'acqua park scendendo dal kamikaze più alto del mondo, ma mi sono reso conto che durante tutte le esperienze, nei giorni successivi, il mio sguardo e la mia mente cercavano sempre quel punto di riferimento che era il Burj Khalifa, che era davvero l'edificio che in quel contesto mi riportava alla mia passione, mi riportava quasi anche alla mia professione e davvero mi dava un'energia che non pensavo. Devo assolutamente dire un grazie enorme a Estra perché
con questo concorso davvero ha realizzato uno dei sogni della mia vita e non vedo l'ora che costruiscano un grattacielo ancora più alto per poterci salire, per poter vedere ancora da più in alto e per poter alimentare e dare energia alle mie passioni.